Vabbè, la disamina l'hai fatto tu, della partita che ne siamo venuti a capo tranquillamente alla fine come risultato, però una squadra che riesce a costruire un arco di 95 minuti, 12-13 palle gol e per precipitazione, per errore del singolo, le serve sono state sprecate. Penso che la squadra abbia disputato comunque una buona prestazione nel secondo tempo, anche col calare degli avversari, perché su questo campo negli ultimi 20-25 minuti loro sono calati. Rischia riusciva a produrre palle gol in continuazione e abbiamo fallito diverse occasioni. Poi ci sta che puoi prendere gol nell'arco della partita, a 3 minuti dalla fine la puoi riaprire. Fortunatamente abbiamo fatto il 3-1 e il 4-1 e a quel punto la partita è terminata. Però la squadra comunque già nei primi 10-12 minuti era riuscita a crearsi 3 nitide palle gol e non l'ultimo minuto del primo tempo Padin di testa dalla linea di porta è riuscito a mettere la palla di testa, ha messo la palla fuori, quindi già al primo tempo Ischia poteva chiudere con 3-4 gol di scarto, invece è andato in vantaggio con un solo gol di scarto. Poi nella ripresa, una volta trovato il raddoppio al 12esimo, perché io avendo il cronometro memorizzo quello che quando si fanno determinate cose, la partita mi sembrava, perché anche loro nel secondo tempo, eccezione fatta per gli ultimi 3-4-10 minuti quando è entrato quel ragazzo di colore, non avevano mai creato un'occasione da gol, anzi stavano solo lì ad aspettare che passasse il tempo affinché la partita terminasse. Poi hanno trovato il gol del 2-1, allora tu vai un attimino più in apprensione, anche perché noi avevamo fatto dei cambi, anche per dare modo ad altri calciatori di esprimersi, di mettere minutaggio nelle gambe, e comunque la squadra ha prodotto talmente tanto che alla fin fine non si può imputare nulla. L'aspetto caratteriale, ripeto, dipende pure dalle circostanze in quando vai a giocare, e con questo dramma che abbiamo vissuto non è facile venire a capo di un risultato come quello di ieri. Mister, per concludere, oggi è una giornata particolare, troppo particolare, abbiamo celebrato i primi funerali, quindi comunque resta quest'aria mesta un po' dappertutto. Sicuramente tutta l'isola è scossa da questo dramma che stiamo vivendo, e già scendere in campo, ripeto, io vedo i ragazzi, ho parlato prima col padre di Lubrano, il nostro direttore generale, perché nel momento in cui ha messo piede da Proci, da Ischia, mi sembrava che fosse un altro mondo, un'aria funesta, l'energia che si sente nell'aria, si sente l'energia. Purtroppo madre natura ha voluto che noi dovessimo vivere questo dramma. Questa vittoria, se può essere un sollievo per quelle famiglie e quelle vittime di questo dramma, la dedichiamo espressamente a loro.